Thank you for joining. I'm sharing my presentation. E benvenuti a questo evento organizzato da Silogy e dal progetto Ecomap. Il progetto Ecomap è un progetto Interreg che mira ad aiutare i porti, le autorità locali e le organizzazioni che gestiscono i porti e il mare ad affrontare i problemi ambientali. E il target di città portuali di cui ci occupiamo è di due tipologie: piccoli porti, soprattutto marine per yacht, e anche grandi porti come il porto di Ancona. L'obiettivo di Ecomap è quello di aiutare gli enti locali a progettare strategie ambientali per e ad avere accesso a strumenti di gestione ambientale adeguati per rimanere competitivi e contribuire a un mare e a un'area costiera sostenibile. Ecomap quindi contribuisce all'obiettivo dell'equilibrio e dell'ecoefficienza, condividendo nuove tipologie di pianificazione per la sostenibilità dei porti e delle marine dell'Adriatico italiano e croato. Lo fa adottando metodologie innovative, facendo investimenti sulle infrastrutture, facendo formazione del personale e degli stakeholder. Il seminario di oggi rientra nelle attività di formazione. Il progetto, infatti, cita espressamente la problematica delle microplastiche e l'incontro di oggi mira a condividere un approccio, i diversi approcci e a diffondere una consapevolezza negli stakeholder e nel pubblico che ha aderito a questa iniziativa. I nostri target group, quindi i soggetti che abbiamo invitato a partecipare, sono autorità locali, regionali, nazionali, agenzie di sviluppo regionale e locale, associazioni, agenzie che si occupano di ambiente e di innovazione, organizzazioni che si occupano di formazione, ricerca e il vasto pubblico in generale. All'interno del progetto noi identifichiamo due finalità principali, che sono quelle di un assessment ambientale nei territori coinvolti che porti all'erogazione della bandiera blu e la costituzione di un gruppo di lavoro transfrontaliero che è stato denominato cluster di città intelligenti, che andrà costituito entro la fine del progetto, giugno 2022. A questo scopo io ringrazio i relatori per aver partecipato e saranno successivamente contattati per capire se intendono partecipare a questo gruppo di lavoro trasfrontaliero che andremo a costituire. Vi ringrazio per l'attenzione. Adesso io passo la parola ai relatori che ci introducono e ci spiegano diversi approcci e tematiche riguardanti le microplastiche. E do la parola a Francesca Malfatti dell'Università di Trieste con il suo intervento Il continuum biosfera plastica dalla società all'ambiente. Hi. My name is Francesca Malfatti. I'm very excited to be here with you. Thank you to Diego, thank you to Alice for organizing, especially during this pandemic. I am a marine microbiologist. I study bacteria and viruses in the sea, in the sediment, and in the sea spray aerosol. And I am interested in understanding how they keep the ecosystem functioning. Today, I join forces with my colleagues from OGS, and I would like to throw at you a little bit of a brainstorm on how you can conceptualize what I called
the biosphere plastic sphere continuum. Please, next slide. My colleagues belong, as Diego said, to the ECOMAC project, and so while they are assessing the environmental status within the port, they are also noticing that there is an overload of plastics within the zoobentic community. Please, next slide. Thank you. So I will just like to start ab inizio and telling you that life started on Earth 4 billion years ago, and I'm telling you this to give you some perspective and long breathing time. And life happened because microbes, or we need to thank microbes, because life as we know it today has developed from them. Because of their activity, they made Earth habitable. Think about when, just by mistake, some bacterium started producing oxygen. That has changed totally the fate and also has allowed us to evolve. Microbes are a pervasive engineers of the environment, constantly evolving, and they are degrading and using organic matter. You can consider them master regulator, master recyclers within the ecosystem. Since the beginning of the Earth, we know that there was a geosphere, the rocks, an atmosphere that further became oxygenized, an aquasphere, and a biosphere. Next slide, please. So only recently, starting in the 1950s, the plastic sphere has emerged. In this beautiful image, you see top left Magellanus when it has started circumnavigating the globe. And that give us a 500 years of ocean exploration, where we as humans have started changing ecosystem at a global scale, from ocean to atmosphere. Since the 50s, we have invented plastic, and that the white circle that you see has started building up within our environment in a continuum fashion, where macro plastic can be disintegrated and become microplastic and then nanoplastic. And unfortunately, we are, as a society, are plastic addicted. Next stop, please. Next slide, please. Where are we? This is our business as usual. We have a big problem, the orange error in mismanaging the waste, the plastic waste that we humans are creating, and unfortunately, they are flowing into the ocean. Plastic has a profound impact on human health, ecosystem health, economy, and society. Because now we know that plastic can carry toxic chemicals, as well as can carry toxic or pathogenic bacteria. And overall, when we are looking at the sea, we really don't want to see floating plastic debris reaching our favorite beaches or secret spots. So my question to you that we will briefly discuss, can microbes help us in degrading for good plastics? They know it since 1950. So there is the potential, the metabolic potential that it's in their hand. Next slide, please. And sure it is. So there is light at the end of the tunnel in terms of what bacteria can degrade. Degradation in these terms is the ultimate goal, because bacteria in this case, a bug that was isolated from a PET recycling plant in Japan 2016, can degrade PET and then use it to make more biomass. Microbes use enzymes like the enzymes we use in the saliva to start the digestive process by dissolving our food.
And so by using a specific enzyme, microbes can at least degrade the one kind of plastic, the PET. Now we know that there are at least 7 kind of major plastics, and there are actually 144 plastic materials that are made and there are and that are currently used in all the facets of our life. Next slide, please. And this is my last slide. So within the idea, and EcoMap is a knight of this new paradigm of having a new system change scenario where we decrease our management problem, the pink wedge, and instead we try to pursue the idea of reduce, substitute, recycles, and dispose correctly the plastic, there is also the possibility to genetically modify the organism, inserting the genes of this bacterium that can degrade PET, and see how then the PET can be further degraded and being removed from the environment. Of course, more need to be done because we would like also to genetically modify this enzyme to attack different polymers of the different kind of plastic. And with this, I thank you, all of you, for your time and for this opportunity. Thanks. Thank you, Francesca. Now it's time for giving the floor to Pero Tutman. Pero, puoi condividere lo schermo? Can you share the screen, please? Pero Tutman, dall'Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato, con un intervento panoramica sulle problematiche delle microplastiche nell'acqua, con focus sugli effetti riportati sugli organismi e nell'acqua potabile. Prego. Pero, I cannot hear you. Can you hear me now? Yes. Hello. Oh, yes, yes. I saw. I have some problems with the link here. I'm sorry. Good morning. Good day to everyone. My name is Pero Tutman, and I'm working in the Institute of Oceanography and Fisheries in Split, in Croatia. And I would like to. Molim? Sorry. Okay. So I would present you something about the problem of the microplastic. If human history now can be divided into the Stone Age, Bronze Age, and Iron Age, then the modern times can be considered the Plastic Age. Plastic now is a part of the human lives for more than 17 years, and without plastic, it's not possible to produce the products which is now created by modern civilization. Plastic use has raised worldwide since 1960s, and more than 500 million tons of the plastic were produced in the last year. The problem of plastic is they do not decompose, so it harms the ecosystem and is recognized now among the main contribution to environmental pollution worldwide. So if the plastic use now is globally accelerating, this should be the major concern to everyone in our planet. Microplastic are the particles of predominantly synthetic polymeric composition in micro scale, and the typical range is between 1 millimeter and 5 millimeter.
plastic items which is larger than 5 millimeters are called microplastic. So microplastic have already been identified in all aquatic environments, marine and freshwater, but research so far has concentrated more on the marine environment. Microplastic contamination of aquatic environment is expected to rise. Of course, hand in hand with the continuous rise in plastic production, use and waste. Microplastic already entered into the food web and becoming an emerging food safety issue and risk. Emerging risk in terms of food safety is defined as a risk posed by possible significant exposures to recently identified hazards. And the first question is raised. Where do microplastic came from? Plastic that is intentionally produced with a microscopic size is called the primary microplastic and is used in consumer products like microbeads in cosmetics. After we use these cosmetic products, this microplastic can, through wastewater, end up in the rivers and eventually in the sea. But it was only until recently that people have been made aware of the microbead processes. On the other hand, secondary microplastic are small plastic pieces that are generated from other plastic products which are crushed or decomposed by physical, chemical, and biological processes over time. So microplastic is found in the environment and this very heterogeneous group of plastic differing in size, shape, chemical composition, and specific density, and originate from a variety of different sources. The potential hazard from the microplastic came in three forms: physical particles, chemical and microbial pathogens as a part of biofilms. The next question is, what is the fate of the microplastic in the environment? Because once released into the environment, plastic material can be transported by wind, washed from land to surface waters during rainfall, especially with storm water runoff, and be transported in the fresh or seawater. And it is assumed that large rivers transport a huge amounts of macroplastic as well as the microplastic in the ocean. Also, airborne transport might be the relevant for very small microplastic particles. Fate in the aquatic environment depends on the plastic density. Plastic with a lower density of the water is buoyant, while plastic with a high density are submerged. So consumer plastic materials are buoyant in the seawater, most plastic buoyant in the water. But in aquatic environment, plastic also can be often colonized by a variety of organisms. So falling can increase the density, and formerly buoyant items can sink down below the water surface. Transport and distribution in surface waters may be different of microplastic can be different than the macroplastic, because the microplastic is a smaller particle and at the surface and microplastic is less exposed to the wind. Beaches and marine sediments, microplastic can be covered by the sediment and can be found on the beaches as well, and the marine sediments can be found at the considerable amount. Also, disintegration of common polymers like low-density polyethylene and high-density polyethylene, as well as the polypropylene, is mainly initiated by ultraviolet radiation. So, as a result of this degradation, the plastic become brittle and can fragment. So, photooxidative disintegration is relatively effective on the beach surface, but extremely slow in the deep ocean, because when microplastic, when buried in the sediment or soil, cannot be disintegrated for a long time. Also, what is the occurrence of microplastic in the aquatic environment? As a consequence of the persistence of the plastic and long-range transport, microplastic can be present everywhere in the marine environment. So it can be found in the oceans worldwide, including remote regions like Antarctica and in the deep sea.
distribution of microplastic in the ocean is very heterogeneous, so the high concentration can be found close to industrial centers and metropolitan areas, or in closed seas such as Mediterranean Sea. Also, beaches and seabed sediments appear to be the sinks and the final destination for microplastic. Based on our first investigation, microplastic level in large rivers and lakes are similar to those in the seas. In aquatic environments, fibers, fragments, granules, films, and styrofoam particles are the most commonly found particle types, while polyethylene, polypropylene, and polystyrene are the most frequently found polymers. We can rise and ask lots of questions regarding the microplastic, the fate, and the later situation when it came in the organisms. So I will try to answer in some of them. Regarding the uptake of microplastic by organisms when they came in the environment and the later tropic transfer, because to the low size, microplastic are ingested by a variety of species from protozoans to marine mammals. So their uptake depends on properties like size, shape, density, and color of the particles. Low-density microplastic are ingested by pelagic filter feeders, while high-density is ingested by benthic deposit feeders. Many filter feeding and deposit feeding species are indiscriminate feeders because they capture food of suitable size without further selection. Regarding the transfer from the intestinal tract to the surrounding tissue or circulatory system, after the digestion, the microplastic can remain in the digestive tract, be excreted or absorbed into the body tissue or circulatory system. But in most cases, particles were only detected in the intestinal tract and excreted rapidly. Translocation from the intestinal tract to the circulatory system or surrounding tissues was observed in some species, but for very small microplastic. However, in field studies, microplastic were ingested, but the ingested quantities were low. So far, we can say that it is not known if microplastic concentration in the organisms increase at a high tropic level. Regarding the physical effects of microplastic on marine or freshwater organisms, it is shown that physical effects can occur, but at high concentration of microplastic. The observed effects appear to be mainly due to ingestion of microplastic, leading to reduced uptake of food, which in turn results in lower energy reserves and associated effects on their physiological functions. Sharp-edged microplastic also can injure gill tissues and the intestinal tract. The next question is transport of pollutants adsorbed to microplastics. Since microplastic can be transported over long distances, it has been proposed that they may function as a vector for adsorbed hydrophobic pollutants like PCB. But however, based on estimated amounts of plastic and pollutants in the ocean, it was concluded that for most substances, plastic are not a relevant vector. Regarding the uptake of pollutants adsorbed to microplastic, as the concentration of pollutants on the microplastic can be several orders of magnitude higher than in the surrounding water and microplastic are ingested by a variety of organisms, it has been postulated that microplastic might lead to an increased uptake of pollutants by aquatic organisms. The next question is relevance of microplastic as vector for pollutants. There is a clear evidence that hydrophobic contaminants are enrichted on microplastic and transferred to organisms ingesting this microplastic. But based on the results, it is concluded that the contribution of microplastic to bioaccumulation have a limited relevance as a vector for the transfer of hydrophobic pollutants, but it must certainly not be neglected. So the key question is, do microplastic cause environmental risk? It should be noted that to date, only relatively few studies are available on the effects of microplastics in marine organisms, and even fewer on freshwater ones. In several cases, only single concentration were tested and threshold concentrations below which no significant effects are observed were not determined.
Furthermore, little is known on the influence of size, shape, chemical composition, and specific density effects. In addition, there are a number of knowledge gaps concerning fate and occurrence of microplastic in the environment. Due to methodological limitation, size distribution in the environment are only partly known, especially with regard to the smallest microplastic and nanoplastic. Microplastic are extremely persistent. So for this reason, assessing possible environmental risk caused by microplastic is not straightforward and remains to be developed. In this context, the high concentration of microplastic in coastal sediments, which can be recorded in some sites, are of a specific concern. The next question, and it's very, very interesting one for us, it is the presence of microplastic in drinking water. Microplastic is already present in drinking water, and it may enter in a number of ways, from surface runoff to wastewater effluent and combined sewer overflows, industrial effluent, degraded plastic waste, and atmospheric deposition. Surface runoff and wastewater effluent are recognized as the two main sources, but better data are required to quantify the sources and associate them with more specific plastic waste streams. Plastic bottles and caps that are used in bottled water may also be the sources of microplastic in drinking water. So what kind of microplastic are being found? A wide variety of particle shape have been found in the drinking water, while the polymers most frequently detected, correlates with plastic production volumes. In drinking water, fragments and fibers were the predominant particle shapes, and polyethylene tetraphthalate and polypropylene were the polymers which are most detected. The next question is, what are the potential threats posed by microplastic in drinking water? The potential hazard associated with microplastic, as I already said, came in three forms: physical particles, chemicals, and microbial pathogens that are part of biofilms. Particle may cause impact in the body depending on the range of physicochemical properties of the particle. However, the fate, transport, and health impact of microplastic following ingestion are not well studied. So no human studies on ingested microplastic we have it. Although microplastic polymers are generally considered to be of low toxicity, microplastic can contain unbound monomers and additives, hydrophobic chemicals in the environment, including persistent organic pollutants, may also adsorb to the plastic particle. Also, biofilm in drinking water are formed when microorganisms grow in drinking water distribution systems and other surfaces. Most microorganisms that are part of biofilms are non-pathogenic. However, some biofilms can include the pathogens. The health risk from microplastic in drinking water is a function of both hazard and the exposure. The next question is, what is the human health risk of ingesting microplastic particles through drinking water? As I already said, that there is insufficient information to draw a firm conclusion on the toxicity of plastic particles. No reliable information suggests it is a concern. Studies about absorption indicate that microplastic higher than 150 micrometers are likely to be excreted directly through feces. However, uptake of smaller particles is expected to be limited, although absorption and distribution of very small microplastic particles, including nanoplastic, may be higher. What is the human health risk from chemicals associated with microplastic in drinking water? Risk assessment have been conducted for many chemicals to determine the level at which no limited or adverse effect should occur. To assess health risk of chemicals associated with microplastic, a margin of exposure assessment was conducted for the chemicals that have been detected in microplastics and of toxicological concern.
Since there are several orders of magnitude difference between estimates intakes from a very conservative exposure scenario, chemicals associated with microplastic in drinking water are of a low concern. So finally, we can draw several conclusions. Before we are able to perform a comprehensive assessment of possible environmental risk caused by microplastic, there is a number of data gaps like fate and effects of microplastic in fresh water and soil, size distribution in non-environmental compartments. These all gaps need to be filled, and available environmental risk assessments procedures have to be adapted. However, given that microplastic have very high concentration found in some sites, especially in sediments and on beaches, the microplastic are extremely persistent in the environment, and the microplastic in the environment originate from a multitude of sources, and the abundance of microplastic is expected to further increase due to fragmentation of microplastic present in the environments. Strategies also should be developed to address the issue of nano, micro, and macroplastic in the environment on a broad and a global basis in order to avoid exceeding critical environment threshold contaminants. Microplastic contamination is found and it's present in drinking water. Current food and drinking water safety regulation and standards around the world adapt the precautionary principle on food safety risk management. This principle dictates that in the face of scientific uncertainty concerning possible harmful effect, risk management measures must be adapted in order to ensure the protection of health. The weight of the current evidence suggests that the time may have come to implement protective measures against the ingestion of microplastic. And as a final conclusion, microplastic potentially represent a significant global environmental problem whose immediate effects were fortunately known very little at the moment. Yeah. So it is certainly necessary to make additional efforts to study it, and especially to the potential effects on organisms. So thank you very much for your attention, and I'm available for later questions. Grazie, Ero. Iniziamo la sessione 2, tecniche di monitoraggio per il marine litter. E do la parola a Corinne Sabine Corbeau dell'Università di Ferrara con l'intervento progetto Net for End Plastic, un caso studio di monitoraggio mediante l'utilizzo dei droni. Io non posso condividere lo schermo, però, perché non sono abilitata. Scusi. Condividere lo schermo non me lo fa fare. Lo facciamo fare all'assistenza tecnica e tu dici quando girare le pagine, va bene Corinne? Alice è qui con noi. Adesso caricherà il... o se no lo carico direttamente io. Cioè io non lo faccio, ma lui mi dice l'ospite ha disabilitato la condivisione dello schermo partecipanti. Mi sembra che mi avete disattivato. Allora lo condivido io, ce l'ho io il tuo intervento. Grazie. Grazie comunque per l'invito. Io sono Corinne Corbeau, io sono una geomorfologa. Lavoro con la professoressa Carmela Vaccaro, però io in questo caso vi presento il progetto Net for End Plastic, di cui l'Università di Ferrara è il lead partner. Il progetto è dedicato totalmente allo studio comunque della plastica, quindi sia della macroplastica che della microplastica, però noi non abbiamo preso... unicamente la... C'è un problema tecnico abilitato e... un secondo, vediamo di risolvere. Prego. Io non la vedo la mia presentazione sul vostro schermo, io non so se l'avete risolto.
Sto tentando di condividerla io, ma il mio schermo è stato disabilitato, quindi non posso condividere nemmeno io. E adesso chiamo l'assistenza tecnica della fiera. Sono qui. Proviamo, perché Corinne non era, siccome è uscita e rientrata, non era più coospite e Diego verifico subito. Neanche Diego era più coospite, non mi capacito del perché. Ok, adesso se provate a condividere dovreste riuscire. Un attimo. Come facciamo? Arrivo. Quindi sì. Io condivido che condivido. Allora funziona. La vedete? Sì. Ok, quindi vabbè. Quindi nel nostro progetto non ci siamo solo fermati alla plastica, che sia macro o micro, ma abbiamo considerato il marine litter globale, quindi che sono tutti i rifiuti marini che sono d'origine antropici, che sono stati rilasciati intenzionalmente o accidentalmente in ambiente costiero marino. Quindi noi troviamo diverse categorie che sono al numero di 7, quindi la carta e il cartone, i metalli e il vetro, il legno, il tessuto, le gomme, quindi il rubber, tutto quello che potrebbe essere non identificato. Sì. Sta parlando lei? Sì. Cioè, posso continuare o c'è un problema? Pronto? Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Se c'era qualcuno col microfono acceso, prego. Sì, sì. E poi abbiamo l'ultima categoria che sono i polimeri artificiali. Quindi questo è lo schema per situare un po' il progetto. Noi abbiamo considerato che, bene o male, si sa che l'80% del marine litter viene da terra e il 20% di attività che sono fatti a mare, e che la maggior parte comunque dei rifiuti si trovano sul fondo marino con il 70%, nella parte dell'acqua, quindi tutto quello che potrebbe essere galleggianti, e il 15% sulla spiaggia. Quindi noi all'interno di questo progetto abbiamo voluto ricordare anche la strategia marina, perché il progetto è stato basato sulla strategia marina e in particolare sul criterio 10, quindi con la caratterizzazione dei rifiuti nell'ambiente marino e costiere con il criterio numero 10.1, ma anche abbiamo considerato gli impatti del marine litter sulla la parte della vita, quindi della vita. In questa presentazione io sul criterio 10, non essendo biologa né medica, non la presento. Quindi considerando anche il fatto che oltre al fatto dei rifiuti abbiamo anche una molto grande proporzione di rifiuti che sono d'origine di plastica, quindi l'80%, con dei tempi di degradazione che vanno dal mese a magari never, mai, il progetto comunque è stato molto più incentrato sulla plastica che sul marine litter in sé. Quindi l'obiettivo del progetto è di andare a migliorare le nostre conoscenze sulle questioni relative ai marine litter, quindi le sue origini, il suo trasporto, l'accumulo e anche l'impatto sulla salute. Abbiamo anche, all'interno di questo stiamo anche cercando di utilizzare i mitili come bioindicatore per l'accumulo di microplastiche all'interno degli organismi, anche a vedere quale che potrebbe essere, quindi la concentrazione di microplastiche nell'alimentare sulla salute umana. Migliorare la qualità dell'acqua, quindi sviluppando un approccio integrato per identificare zone di accumulo di microplastiche, quindi questo in ottica di azione di mitigazione. Lo sviluppo di sistemi tecnologici innovativi per un monitoraggio rapido, la concentrazione di microplastiche in base alle condizioni di mare e
le condizioni meteorologiche. Su questo noi abbiamo pensato non solo di pensare alla concentrazione di microplastiche, ma anche di vedere l'accumulo di marine litter in generale e di macroplastiche. La definizione di valore di soglia e di un sistema d'allerta, quindi questo sempre riferito al biota, lo sviluppo di tecnologie innovative e di procedure di campionamento e di analisi che vanno anche a includere i costi e lo studio di potenziali effetti sulla salute umana. I partner del progetto sono l'Università di Ferrara, come lead partner, l'Università di Trieste, l'Università di Split, la Regione Marche, l'Hydra Solution e ProSoft, che sono due ditte private, una italiana e una croata, il Dipartimento della Salute Umana, la Pubblica Institution di Rera e ho dimenticato l'Università di Split, mi perdoni. Quindi il progetto prevede una parte di attività preliminare che ha visto comunque la collezione di dati nelle macro aree. Noi abbiamo definito 4 macro aree, 2 in Italia e 2 in Croazia. Quindi all'interno di questo macro aree siamo andati a raccogliere tutti i dati esistenti che potevano essere utili per il progetto. Stiamo cercando di applicare un modello tridimensionale per il trasporto, per andare a vedere, secondo le condizioni meteomarine, dove potrebbe accumularsi il marine litter, e nelle attività preliminari è stato sviluppato una piattaforma per l'analisi e la condivisione dei dati. Noi adesso siamo nella seconda fase, che unisce la parte delle attività di monitoraggio sulle attività di laboratorio, in modo tale da fare l'implementazione di questa piattaforma integrata, che è stata, di cui la struttura è stata definita prima, e per vedere se è possibile mettere a punto un sistema di early warning. Quindi gli output principali del progetto sono dei modelli di accumulazione di marine litter e di microplastiche grazie ai modelli che stiamo utilizzando, dei possibili scenari per l'accumulazione di questi marine litter e microplastiche, quindi la creazione di carta di vulnerabilità, lo sviluppo o almeno il design di un early warning system, delle indicazioni per l'acquacoltura e per gli operatori della pesca, per le autorità locali e per i stakeholders, questo attraverso lo studio dei mitili, l'indicazione alle autorità locali di eventuali azioni di mitigazione per la microplastica, la condivisione di un database, delle procedure standardizzate e la formazione degli operatori. Quindi noi all'interno di questo progetto andiamo a fare diverse tipologie di monitoraggio che vanno a considerare sia l'acqua e sia le spiagge e anche un po' quello che potrebbe essere il fondale. Quindi sull'acqua utilizziamo la vanta che ci permette di raccogliere le microplastiche che hanno una dimensione superiore a 330 micron, che è la taglia della rete. Quindi ci sono due esempi di campioni, un esempio di campione sull'immagine a mezzo in centro. Andiamo a raccogliere i mitili per fare lo studio quindi di quanto microplastiche potrebbe accumularsi dentro, dentro i mitili. Andiamo a prelevare dei sedimenti grazie a una benna sui fondali e poi sulla spiaggia, ve lo spiego un po' meglio perché questo sarebbe il caso studio. Quindi noi il caso studio abbiamo scelto per fare delle sperimentazioni il Lido di Volano, che è molto vicino alla nostra università. In questo studio andiamo a fare la raccolta classica del marine litter sulle spiagge, però abbiamo anche utilizzato i droni, quindi andiamo a fotografare i campioni che possiamo vedere sulla spiaggia e vediamo come i droni potrebbero essere stati utilizzati per andare a migliorare il monitoraggio del marine litter sulla spiaggia. Scusi. Quindi per fare questo monitoraggio, questi test, noi abbiamo definito la nostra propria classificazione della plastica e degli oggetti, quindi noi abbiamo definito il macro litter o la macro plastica, che sono tutti i rifiuti che hanno una dimensione superiore a 2,5 centimetri, abbiamo anche quelli di più grande dimensione che sono superiori a 50 centimetri,
La mesoplastica, quindi da 1 mm a 2,5 cm, è la microplastica, con diversi esempi che potete vedere sulle fotografie. Quindi noi, la metodologia tradizionale o attuale che stiamo utilizzando, noi andiamo a diversificare la raccolta del marine litter in funzione della dimensione dei rifiuti. Quindi per rifiuti che sono dimensione superiore a 50 cm, noi andiamo a prendere le posizioni e la fotografia e la descrizione su un tratto di 1 km, mentre quando andiamo sui rifiuti che hanno dimensione compreso tra 2,5 e 50 cm, andiamo a analizzare un'area ridotta di 100 metri. Andiamo a fare dei transetti, dovrei dire più che altro dei quadretti, che abbiamo diviso le strisce di 10 cm, quindi lungo la linea di costa, e abbiamo suddiviso questi strisce ulteriormente in funzione a bassa spiaggia, media spiaggia, alta spiaggia e la zona di raccolta tra la duna e l'alta spiaggia. Una volta raccolta i campioni, facciamo anche per quello che riguarda la microplastica, quindi la mesoplastica, che andiamo a raccogliere i sedimenti superficiali, quindi su un quadrato di 1 m², e andiamo anche a prendere dei barattoli, ovvero 250 millilitri di sedimenti, in cui noi andremo a fare successivamente l'analisi in laboratorio con il sistema di filtrazione. La metodologia, quindi noi ci siamo basati sulla metodologia un po' descritta dal progetto De Fischer. Quindi questi sono esempi che abbiamo fatto sul terreno, quindi per quello che riguarda la macroplastica, quindi l'uso, anche là vedete anche il drone, quindi il barattolo per il microliter, quindi di 150 millilitri, e gli oggetti che possiamo trovare, di cui noi troviamo molte rete per i mitili, e questo nelle nostre zone può essere un grosso problema. Quindi la mappatura tradizionale ci permette l'identificazione con un'ottima precisione, perché noi andiamo sul terreno, quindi le possiamo in effetti mappare in modo abbastanza certo, quindi ci permette anche di andare a vedere i rifiuti non completamente sommersi. Questa tecnica è invasiva, però permette nel frattempo anche di raccogliere tutti i rifiuti che sono stati trovati, e non è attuabile per il discorso che se noi la vogliamo praticare su zone un po' più remote e meno accessibile, diventa difficile di impiegarla. Quindi noi abbiamo voluto verificare se era possibile, sfruttando le immagini aeree fatte da droni, vedere se era possibile utilizzare questi droni. I risultati del censimento hanno mostrato che bene o male comunque il materiale che abbiamo trovato per primo sono comunque le plastiche, quindi con l'85%. Poi abbiamo tanta legna e abbiamo anche molto tessile, almeno quando siamo andati a fare questo rilievo. Quindi vedete i diversi esempi, l'esempio che vi parlo sono sull'area di 100 metri, perché noi abbiamo voluto concentrarsi sugli oggetti che hanno una dimensione compresa tra 2,5 e 50 centimetri. Quindi noi, quando siamo andati a fare la fotogrammetria con il UO e i droni, quindi noi abbiamo utilizzato sia delle camere RGB sia delle camere multispettrali. Quindi si fanno diverse strisce, c'è una sovrapposizione tra un volo e l'altro generalmente dell'80%, per poter poi realizzare delle ortofoto. Poi, dopodiché, una volta realizzata l'ortofoto, bisogna interpretare, quindi avere delle persone che vanno a analizzare le ortofoto. Nell'esperimentazione che stiamo conducendo abbiamo utilizzato due tipi di droni, il Phantom 3 e il Phantom 4 RTK. La grossa differenza, una delle grosse differenze, è che il Phantom RTK, il Phantom 4, è molto più rapido per il sottiluz, perché necessita di meno punti di controllo a terra. Abbiamo fatto diverse prove, quindi con il Phantom 3 abbiamo volato a diverse quote, a 10 metri, a 20 metri, perché in funzione della quota di volo abbiamo una definizione del pixel che può variare da 4 mm per un volo a 10 metri a 1,40 cm se voliamo a 20 metri. La stessa cosa per il Phantom 4, vediamo comunque che ha una maggiore precisione, perché se andiamo a volare a 25 metri la precisione è di 7 mm per pixel. Ovviamente la RTK ha
no, la multispettrale ha una definizione un po' meno precisa, però ci permette di andare a fare altre ulteriori analisi, come andare a vedere la vegetazione. Quindi questi, per far vedere tutte le immagini che vanno raccolte, ad esempio questo esempio, abbiamo raccolto 250 immagini, abbiamo volato a 50 metri, la taglia, la dimensione del pixel era di 2 cm, quella della multispettrale di 3.5, e sono stati utilizzati solo 12 punti di controllo a terra. Quindi se poi, dopodiché, con questo sistema di RTK abbiamo una precisione geografica dell'ordine di 2 cm. L'immagine che vedete a destra è un target, quello che permette dopo di andare a elaborare i dati e di poter georiferirle in modo corretto. Nell'immagine ortofoto multispettrale abbiamo ovviamente le diverse RGB, ma abbiamo anche il red edge e il NIR. Hai 5 minuti, poi dobbiamo passare la parola al prossimo. Questo è solo un esempio per far vedere la differenza in funzione del pixel, quindi la definizione della bottiglia diventa sempre meno chiara se il pixel aumenta. Quindi, dopodiché sono stati utilizzati diversi operatori che sono andati a vedere, a classificare gli oggetti che trovano, e hanno messo un livello di confidenza, la classe 1, 2, 3. Nella classe 1 l'operatore era sicuro dell'oggetto che stava identificando, mentre al 3 non lo era. Sono stati utilizzati diversi operatori, queste sono foto per far vedere che non è sempre evidente l'interpretazione delle foto, quindi la foto di basso mostra chiaramente una cassa blu, mentre la foto di sopra non è molto chiaro quale che era l'oggetto, anche in questo caso. Quindi cosa abbiamo osservato? Che bene o male, se il diagramma in blu scuro mostra il numero di rifiuti che sono stati raccolti sulle strisce. Che, considerando qualsiasi metodo di volo, noi abbiamo generalmente identificato circa la metà, neanche la metà degli oggetti che sono effettivamente presenti sul terreno. La stessa cosa l'abbiamo, siamo andati a guardarla, se in funzione delle diverse classi il risultato era migliore, confrontando quindi quando siamo sicuri bene o male, quando eravamo sicuri, gli operatori erano sicuri dell'oggetto, abbiamo avuto una buona corrispondenza. Per le classi 2 e 3 il risultato è stato meno eclatante. Quindi se noi vogliamo vedere, quindi sono state acquisite 77 foto del Marine Litter, e quindi vedete le fotografie, quindi da un lato la fotografia e dall'altro lato quello che poteva essere la risposta sull'immagine del drone. Quindi mentre si vede bene l'immagine in alto, quello di sotto non è possibile identificarlo. Poi siamo andati a vedere se, considerando la superficie, quindi non più l'oggetto ma la superficie, avevamo una migliore correlazione. In questo caso cosa abbiamo visto? Che più l'oggetto è grande, ovviamente più siamo in grado di identificarlo. Tranne che c'è una categoria, quindi compreso tra 12 e 28 centimetri quadrati, che sono stati molto facilmente identificabili e che sono i tappi delle bottiglie. Quindi se noi andiamo a andare a confrontare la percentuale di rifiuti identificati in funzione al numero di base, vediamo che in questo caso per il volume abbiamo un risultato abbastanza buono, perché riusciamo a identificare l'85-90% degli oggetti, mentre i numeri generalmente più basso. Ovviamente questo è dovuto che la maggior parte dei rifiuti che noi abbiamo trovato sono di grande dimensione. Abbiamo provato anche di andare a fare delle classificazioni semiotematiche, ed è su questo che noi stiamo lavorando in questo caso. Quindi siamo in questo esempio, noi abbiamo cercato di utilizzare il software MV, quindi utilizzando l'immagine multispettrale, e siamo andati a classificare quindi la vegetazione, la sabbia, il legno, tutto quello che noi potevamo identificare. Ovviamente una volta tutto quello che non era stato classificato noi l'abbiamo identificato con potenziale litter.
Quindi questo per farvi vedere qualche risultati. Quindi noi utilizzando questo metodo, alcuni risultati sono venuti molto bene facendo diverse prove, come in questo caso, però non siamo arrivati a un risultato ottimale, perché se noi andiamo a vedere in questo caso, in cui abbiamo un oggetto nero che è identificato in mezzo alla foto, la classificazione automatica non è stato in grado di identificare l'oggetto. Quindi adesso stiamo cercando di capire se con l'e-learning possiamo ottenere risultati migliori. Quindi come conclusione di questa fotointerpretazione, la classificazione della classificazione della fotointerpretazione, abbiamo avuto circa il 50% dei rifiuti che sono stati identificati in numero, mentre sull'area totale di litter individuato abbiamo circa trovato il 90% degli oggetti. Ovviamente la fotointerpretazione richiede un tempo molto minore per andare a identificare la presenza di marine litter e di plastica. Abbiamo avuto una corretta individuazione dei rifiuti se sono di dimensione superiore a 15 cm. Sono stati anche identificati, quindi con nome e cognome, se la loro dimensione era superiore a 35 cm. Andiamo a fare delle prove con delle quote di volo molto più basso, quindi con 10 metri, pensando che magari con il migliorare dei sensori potremo dopo volare anche a quota più basso. Ovviamente l'uso dei droni RTK, che facciamo anche diverse prove, permette un guadagno almeno sul terreno importante, perché non abbiamo la necessità di andare a mettere dei target. E potrebbe essere utile almeno per un monitoraggio. È vero che non andremo a monitorare tutti i rifiuti, però potremmo essere in grado di identificare dove sono le zone di maggiore concentrazione di rifiuti. Per la classificazione somma automatica, quindi può essere d'aiuto, ma necessita ulteriori prove. Dobbiamo cercare se esistono software differenti per la classificazione, quindi con algoritmi di classificazione ad oggetti, come ad esempio Econition, e andare a usare i sensori per spettrale per la classificazione dei polimeri di plastica. Io con questo vi ringrazio. Grazie per l'intervento. Diamo la parola a Cristina Panti dell'Università di Siena con la presentazione del progetto Adri Clean Fish, un'analisi delle interazioni di rifiuti marini con le attività di pesca e le specie ittiche. Sì, buonasera. Posso interrompere la condivisione di Corinne? Ok. Vedete lo schermo? Sì. Sì. Allora, come appunto ha detto Diego, vi presenterò i risultati del progetto Adri Clean Fish, che è un progetto finanziato nell'ambito del programma FEAMP dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di cui l'Università di Siena era capofila come partner c'era l'Università di Venezia. Il progetto Adri Clean Fish si è concluso alla fine di settembre e voleva rispondere a quelli che erano alla misura 1.40 del programma di finanziamento FEAMP, che metteva al centro i pescatori e il recupero dei rifiuti marini attraverso azioni di fishing for litter e alla conservazione della biodiversità, con particolare riferimento ad un incremento della pesca sostenibile e agli effetti che i rifiuti marini possono avere sulla pesca. Il progetto si è svolto in due aree dell'Adriatico nord-centrale, nell'area di pesca di Chioggia e nell'area di pesca della flotta di Civitanova Marche. E in questa slide vedete quali sono le cale che sono state fatte in quale area nell'Adriatico. Il progetto è composto principalmente da tre attività: quella propria del fishing for litter, che è stata portata avanti da 12 pescherecci delle due flotte, mediante appunto la stretta collaborazione da parte dei pescatori.
e la successiva caratterizzazione dei rifiuti da parte del personale dell'Università di Siena e dell'Università di Venezia, il monitoraggio del floating macroliter, quindi dei rifiuti marini, sulla superficie del mare in contemporanea alle attività di pesca. Infatti i ricercatori si sono imbarcati sui pescherecci per fare il visual census dei rifiuti marini galleggianti e contemporaneamente anche il monitoraggio delle microplastiche mediante l'utilizzo di un retinomanta, come spiegato prima dall'oratore che mi ha preceduto, sempre a bordo dei motopescherecci. Inoltre, sempre in contemporanea al monitoraggio dei rifiuti marini sul fondo, dei rifiuti marini galleggianti, delle microplastiche, sono state prelevate anche 6 specie ittiche dalle regolari attività di pesca che erano interessate dal progetto, che sono state concordate con i pescatori sia per il loro valore commerciale che per l'abbondanza nelle due aree. Sono nello specifico la triglia di fango, la sardina, l'acciuga, il nasello, il sugarello e la sogliola, per un totale di oltre 350 pesci, nei quali sono state analizzate le microplastiche nel tratto gastrointestinale e una serie di risposte biologiche prelevando i tessuti i tessuti come muscolo, cervello, fegato, branchi e così via dagli esemplari, per poi andare ad effettuare diversi livelli di analisi, a partire da quelle biologiche fino a quelle chimiche. Andando ad analizzare i risultati per le due aree, il macroliter galleggiante, quindi i macro rifiuti galleggianti, erano per lo più composti nelle due aree da imballaggi, fogli di imballaggio e da frammenti di plastica, ma anche da retine per cozza, come veniva sottolineato anche nel precedente speech. Le concentrazioni sono più o meno nel range ritrovate nel Mar Mediterraneo, anche se a Civitanova Marche si è ritrovata una concentrazione piuttosto elevata, per cui venivano calcolati 679 pezzi di marilliter per chilometro quadrato. I colori principalmente ritrovati sono il bianco e il trasparente, soprattutto appunto imballaggi bianchi e trasparenti, e le dimensioni sono quelle più piccole, comprese tra 2,5 cm, che è la dimensione più bassa che viene monitorata, fino a 10 cm, rappresentano una grossa percentuale dei rifiuti che galleggiano sulla superficie marina. Andando ad analizzare anche i risultati delle microplastiche campionate con il retinomanta, le concentrazioni si attestano intorno a quelle mediterranee, che comunque sono all'incirca su 0,6 microplastiche per metro quadrato. I risultati sono poi stati inoltre analizzati, i risultati delle microplastiche, per... sono stati poi analizzati per dimensione, forma, colore e polimero, e in entrambe le aree i frammenti nell'area di Chioggia, i frammenti di una dimensione fra 2,5 e 5 mm erano quelli più abbondanti, mentre a Civitanova di una dimensione leggermente più piccola. È importante, è interessante notare come le microplastiche che galleggiano nell'area di Chioggia sono per lo più composte da microplastiche di origine spugnosa, quindi quelle che vengono definite appunto le plastiche espanse, poi vedremo appunto che sono particolarmente, che sono principalmente composte da polistirene espanso, mentre nell'area Civitanova i frammenti di plastica erano quelli più presenti. Come vi annunciavo prima, appunto il 70% delle microplastiche monitorate nell'area di Chioggia è rappresentato da frammenti di polistirolo espanso, mentre nell'area di Civitanova di frammenti di polietilene. Andando ad analizzare i risultati del marilliter pescato con i pescherecci, quindi dalle attività di fishing for litter, di nuovo il dato che era quello più purtroppo ormai ovvio è che la maggior parte di rifiuti sono
polimeri artificiali, quindi composti da plastica, e quindi ciò che si ritrova in superficie, anche se le caratteristiche dei rifiuti per densità e per caratteristica fisica sono ovviamente diversi, però la plastica predomina in tutti gli ambienti. E più del 70% degli oggetti di plastica che abbiamo trovato erano oggetti single use. Di nuovo, le buste, i frammenti di plastica non attribuibili a un qualsiasi oggetto, bottiglie di plastica e le retine per le cozze risultano essere i quattro oggetti maggiormente ritrovati. Inoltre abbiamo cercato anche di fare un'analisi di rischio per capire quali fossero le fonti dei rifiuti pescati sul fondo, oltre che per la tipologia dei rifiuti che abbiamo analizzato, ma anche andando ad individuare altre fonti. Quello che è risultato abbastanza interessante è che, andando a sovrapporre i rifiuti marini con le rotte dei cargo e dei tanker, c'è una correlazione tra l'abbondanza dei rifiuti marini e il traffico marittimo. Questo è un indizio che ci hanno dato proprio i pescatori stessi, dicendo che appunto quello che loro ritrovavano spesso nelle reti, secondo loro, derivava da queste grandi navi, sia da crociera che cargo, ma anche dei tanker, che poi è stata effettivamente confermata dall'analisi dei dati. Passando ai risultati sulle microplastiche ingerite dalle specie ittiche selezionate, tutte le specie hanno presentato plastica all'interno del tratto gastrointestinale. Le specie pelagiche, sardina e acciuga, risultano quelle con una maggiore frequenza di ingestione. Anche per le microplastiche e mesoplastiche individuate all'interno del tratto gastrointestinale siamo andati a fare una caratterizzazione per forma e dimensione, e abbiamo visto e si evince che le specie demersali sembrano ingerire plastiche più piccole rispetto alle specie pelagiche e hanno una preferenza per le fibre. È da notare che la variabilità delle microplastiche più elevata si trova nella sardina e nell'acciuga. Questo forse deriva anche dal fatto che hanno al loro interno che ingeriscono più plastiche e che più individui ingeriscono plastica. Andando a valutare il colore, di nuovo si osserva una più elevata variabilità di colori nelle specie pelagiche, che sembrano meno selettive, e anche un'elevata variabilità nei polimeri ingeriti. Inoltre, negli stessi individui, per tre specie abbiamo valutato i livelli di accumulo dei contaminanti persistenti, polibromodifeniletheri e policlorobifenili, dividendo il dataset tra gli individui che presentavano plastica e gli individui che non presentavano plastica. È un risultato che risulta abbastanza interessante anche alla luce di quello che viene generalmente creduto, che ci sono dati scientifici, però la tendenza è quella a ritenere le plastiche un carrier di contaminanti sia assorbiti che additivi della plastica stessa, e quindi l'ingestione della plastica può aumentare le concentrazioni di contaminanti all'interno dell'organismo. In realtà, per due delle specie che abbiamo analizzato, i contaminanti erano i livelli erano più alti nelle specie senza plastica rispetto alle specie con plastica, che avevano ingerito plastica. Andando a valutare i dati morfometrici e gli indici biologici che abbiamo valutato su tutte le 360, su tutti i 360 individui che abbiamo analizzato, andando a valutare l'indice patosomatico, che è un indice che dà un'indicazione sul benessere dell'organismo a livello piuttosto generico, però è un primo screening per la valutazione della salute dell'organismo. Non ci sono differenze tra gli individui che hanno ingerito plastica e quelli che non ne hanno, sia tra le specie che se si dividono le due specie in base all'habitat che frequentano, bentonico e pelagico, non si trovano di nuovo differenze.
Abbiamo calcolato anche un altro indice, ovvero abbiamo valutato il livello delle porfirine epatiche. Le porfirine sono dei prodotti che vengono un segnale che aumenta l'aumentare dell'esposizione, per esempio, a stress ambientali o contaminanti ambientali. Risulta interessante come la trilla di fango e il merluzzo, che non hanno ingerito plastica, hanno valori più alti delle porfirine epatiche. Infine, per quanto riguarda la triglia, dato che avevamo campionato individui vivi, ci è stato possibile fare avevamo molti endpoint che abbiamo calcolato, abbiamo cercato di fare un'analisi delle componenti principali sui dati che avevamo, clusterizzando il dataset in presenza assenza di plastica o in relazione all'area di provenienza. Andando ad analizzare i dati ottenuti, sembra che la presenza o l'assenza di plastica sia una discriminante maggiore rispetto a quanto non sia l'area di provenienza delle specie. In conclusione, questi risultati hanno contribuito fornire dei dati sulle sorgenti, la distribuzione e gli impatti dei rifiuti marini su diversi comparti ambientali, dal fondo marino alla colonna d'acqua fino alla parte biotica, quindi le specie ittiche che vengono pescate durante le attività di pesca, e hanno messo in luce come purtroppo hanno confermato che il single use plastic, che il traffico marittimo e le attività di acquacoltura interferiscono molto sulle concentrazioni e le abbondanze di rifiuti marini. La valutazione delle specie, delle microplastiche nei tratti gastrointestinali delle specie ittiche, hanno messo in evidenza come tutte le specie siano tutte le specie analizzate ovviamente siano interessate da questo problema, anche se con concentrazioni non elevatissime. Soprattutto la cosa più importante sembra che non si abbiano, per quegli effetti biologici che abbiamo valutato, non si abbiano degli effetti totalmente negativi per quanto riguarda sulla loro salute. Inoltre volevo sottolineare, non sarò la prima a dirlo, però, che la collaborazione stretta con i pescatori, che sono i veri conoscitori sia del mare che delle specie, ha portato a raggiungere dei risultati importanti e ci ha insegnato molto anche da un punto di vista sia biologico che della gestione delle risorse. Quindi auspichiamo che questi risultati vengano anche presi in considerazione da chi prende delle decisioni e da tutti gli stakeholder interessati. E quindi io ho concluso e volevo ringraziare tutte le persone che sono state coinvolte in questo progetto, e soprattutto anche i pescatori che sono stati veramente disponibili, contrariamente a quanto inizialmente potevano aver ai preconcetti che inizialmente hanno avuto nell'accoglierci anche sulle imbarcazioni. E vi ringrazio a voi per l'attenzione. Ringrazio Cristina Panti per l'intervento e la presentazione del progetto. Iniziamo la sessione 3, gestione dei rifiuti ed economia circolare. Io do la parola a Massimo Barbin del distretto ittico di Rovigo Chioggia con la presentazione del progetto Invest in Fish per la sostenibilità del settore ittico. Buongiorno, grazie a tutti. Penso vediate la presentazione. Sì. Ok. Sì. Si vede? Sì. Ok. Perché apriamo tutto, così si vede meglio. Perfetto, a posto. Benissimo, prego. Buongiorno a tutti, sono Massimo Barbin, sono il presidente del distretto ittico di Rovigo di Chioggia e vi do una breve presentazione veloce di che cos'è il distretto ittico, che nasce nel 2003 su intuizione della Regione Veneto. Nasce prima come distretto di Rovigo e poi come distretto di Rovigo di Chioggia, comprende un'area geografica di 7-8 comuni: Chioggia, Ariano Arcolesi, Gloreo, Pontotolle, Rosolina, Taglio di Po, Portoviro.
e rappresenta complessivamente l'intera filiera del settore ittico, quindi che va dalla pesca in senso stretto, all'allevamento, alla conservazione, alla trasformazione dei prodotti ittici, e dall'allevamento dei molluschi, dalla logistica e il trasporto, quindi un'intera filiera del settore ittico. E ci sono circa 3.000 aziende all'interno del distretto, circa 2.000 sono nell'area del Polesine e 1.000.000 circa nel Veneziano, quindi nel comune di Chioggia. Sono prevalentemente micro piccole imprese che vanno dalle singole partite IVA del pescatore fino alle aziende più strutturate, aziende che possono fare anche oltre 100 milioni di fatturato annuo. E molto spesso le piccole imprese e i produttori di molluschi sono raggruppati in cooperative che poi aderiscono a loro volta all'interno di un consorzio. Il consorzio più rilevante è il consorzio di Scardovari, che raggruppa circa 1.500 operatori, una quindicina di cooperative dedicate alla pesca e alla molluschicoltura. Abbiamo alcune eccellenze nella nostra produzione, dalla costa di Scardovari, IGP, all'ostrica rosa, nominata Perla del Delta, che è stata oggi classificata in termini qualitativi tra le prime 5 al mondo in termini di qualità di prodotto. Nasce da un sistema brevettato anche di produzione, che è un sistema automatico con un piccolo fotovoltaico e un piccolo eolico che simula l'effetto marea, quindi mantenendo costantemente, riportando costantemente in superficie e reimmergendo dal seme dell'ostrica, in un processo che dura circa 18 mesi prima che si raggiunga la propria maturazione. Comprende circa 8.500 lavoratori all'interno dell'area delle 3.000 imprese del distretto e ha un fatturato espresso di circa, anzi superiori a 800 milioni di euro all'anno. In termini numerici dimensionali è sicuramente il primo distretto a livello europeo per dimensioni. E ha una funzione, è organizzato in un consorzio, il distretto, che ha come interlocutore gli attori principali della filiera per l'attuazione di programmi che sono poi condivisi, quindi cerchiamo di favorire la risoluzione delle maggiori problematiche e criticità del settore, facciamo momenti di confronto, di verifica e di analisi e manteniamo i contatti poi con le istituzioni, con i stakeholder e cerchiamo di fare anche ovviamente una sana attività di lobby in favore del settore della filiera. E come progettualità il consorzio, che il consorzio è composto da associazioni di categoria, io sono espressione del mondo di Confindustria e altri sono espressione del mondo della Coldiretti, della Federpesca e o di imprese singole che di dimensioni tali che hanno una valenza trasversale poi per tutti. Lavoriamo nell'ambito della possibilità di favorire lo sviluppo dell'export delle aziende, il miglioramento dei sistemi di tracciabilità dei prodotti, l'introduzione di nuovi metodi e strumenti per migliorare la qualità dell'acquacoltura e soprattutto nella promozione di iniziative di ricerca verso soluzioni innovative, sia nell'utilizzo di scarti e produzione che nella ricerca anche delle soluzioni per gli imballaggi, perché poi parleremo nello specifico di una questione che attiene appunto a una nuova sperimentazione nell'ambito degli imballaggi. E vi dicevo prima, questi sono i soggetti che compongono oggi il consorzio che è fatto dalla Finpesca SRL, la primaria azienda del territorio, Confagricoltura, Federpesca, Federazione Nazionale delle Imprese della Pesca, Confcooperative, la Polesana Coldiretti e il Mercato Ittico di Chioggia, l'SST, che è la società che gestisce il Mercato Ittico di Chioggia, con Confindustria, con il sottoscritto che fa la Presidente e Coordinatore dell'attività del distretto. E collaboriamo ovviamente anche con altri distretti, con quello della Mazara di Vallo in particolare, periodicamente ci sentiamo e ci confrontiamo. E siamo partecipi in un progetto, siamo capofila di un progetto che si chiama Invest in Fish, che è cofinanziato nell'ambito del programma europeo Italia-Croazia e definito una Blue Innovation. L'obiettivo primario di Invest in Fish è il rafforzamento della competitività del sistema produttivo della pesca e dell'acquacoltura attraverso la promozione di investimenti
per l'acquisizione sia di servizi funzionali allo sviluppo dei programmi imprenditoriali innovativi che attività proprio dirette alla ricerca nell'ambito delle imprese della filiera ittica. I partner di questo progetto Italia-Croazia sono 6, T2I, che è una società delle Camere di Commercio Venete, che era un po' l'azienda speciale delle Camere di Commercio, che si occupa di trasferimento tecnologico e innovazione, sviluppo marche SRL, il distretto agroalimentare della Regione Puglia, Punto Confindustria, che è la nostra società di servizi di Confindustria, Listian Development Agency e Zadar Country Rural Development Agency. Questi sono i 6 partner del progetto Interreg. E abbiamo ovviamente cercato nella costruzione del progetto di lavorare sui punti di criticità, quindi per cercare di dare poi un supporto a questa impresa. Dicevo prima che abbiamo circa 3.000 imprese che fanno parte del distretto e uno degli elementi di maggiore criticità è il livello dimensionale. Micro imprese, tante volte sono proprio delle proprie ditte individuali, e fino a diventare aziende più strutturate, ma la stragrande maggioranza sono micro imprese. Quindi il punto di criticità nell'accesso all'innovazione molto spesso è il fatto dimensionale dell'azienda, il costo elevato che è difficilmente applicabile per ricerca e sviluppo per una piccola impresa, la scarsa attitudine alla cooperazione, cioè, pur avendo consorzi e cooperative, ma poi tra consorzi e cooperative non sempre c'è questo concetto di relazione e cooperazione, e poi il proprio divario difficile comunicazione con chi poi fornisce ricerca e sviluppo alle imprese, che difficilmente riescono a accedere ad avere interlocuzione con queste imprese. Ci siamo posti delle sfide e ovviamente abbiamo con l'obiettivo di raggiungere determinati risultati. Il primo è accelerare il time to market dall'ideazione del nuovo prodotto alla vendita, rafforzare i legami con gli innovatori, aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo, rafforzare la competitività e sostituire il concetto di catena valore con la rete di valore. Sappiamo che è una sfida importante che ci stiamo ponendo con il coinvolgimento di queste imprese, ma ciò non toglie che ovviamente siamo abituati anche a accettare le sfide e quindi cerchiamo di portare poi un risultato. Abbiamo quindi cercato di individuare una fase importante prodromica poi raggiungere questi obiettivi, che era quella di mettere a disposizione a un panel di imprese, che poi sono state individuate 8 imprese per ogni partner, quindi capite che alla fine stiamo individuando circa 50 imprese che sono state selezionate. E ognuna di queste abbiamo fatto una prima analisi di fabbisogno per mettere a disposizione ad ognuna di loro, all'interno del progetto, una consulenza, una assessment funzionale a quelli che sono i bisogni prioritari che si rilevavano all'interno dell'azienda. Quindi non abbiamo fatto un qualcosa di standardizzato, ma l'abbiamo targetizzato tailor-made, azienda per azienda, cercando di andare a individuare quali potrebbero essere i punti su cui lavorare per dare un supporto anche in termini di servizi a queste piccole e medie imprese. E il progetto è partito, quindi siamo in fase di sviluppo di questo progetto, e la fase 2 sarà appunto l'ottenimento dei report di questa assessment che viene fatto su un singolo azienda. Abbiamo individuato ovviamente dei consulenti specifici in funzione di quello che poteva essere l'esigenza primaria per un'impresa, che poteva essere un riposizionamento sul mercato, un'introduzione di tecnologie innovative nel processo di trasformazione, una ricerca di un nuovo assetto organizzativo e di processo, quindi intervenendo sul trasferimento tecnologico e quant'altro. Quindi ognuna sta oggi sviluppando con la consulenza che gli è stata affidata l'analisi e il riposizionamento, per poi avere un report nella fase di nostra di analisi e capire come poi sviluppare le fasi successive. E parallelamente a questo, però, mi piaceva sottolineare un tema che è stato molto dibattuto nella sessione odierna degli incontri del meeting,
che è il tema che riguarda ovviamente l'inquinamento da microplastica all'interno dei nostri mari e quanto questi sono condizionati da un inquinamento che è legato al mondo degli imballaggi. E il mondo degli imballaggi, nell'ultima relazione che ascoltavo, soprattutto nella parte che ci riguarda, che è la parte di Chioggia, se non vado errato, si parlava di circa un 70% dell'inquinamento da microplastica era dato da polistirolo, sostanzialmente, da materiali espansi che sono legati all'imballaggio, classico imballaggio di polistirolo che viene strausato ovviamente dai nostri pescherecci, ma poi anche nei mercati, ma poi anche nelle imprese che fanno il commercio del prodotto fresco, e quindi è alla lunga la cassetta in polistirolo l'imballaggio maggiormente usato. Purtroppo lo troviamo in forma pesante poi come agente inquinante dei nostri mari. Memori di questa ovviamente limite, lacuna e problema, abbiamo lavorato con un'azienda nell'ambito della ricerca di soluzione di imballaggi o compostabili al 100% o imballaggi che pur non essendo compostabili, che quindi siano imballaggi detti in plastica, potessero essere oggetto di rigenerazione, quindi rigenerare con un'economia circolare, che lo stesso imballaggio potesse essere restituito, incentivata la restituzione mediante dei cassonetti dedicati poi alla sua frantumazione, e passate attraverso un ciclo di sanificazione e lavaggio per riportare a livello vergine la materia prima e poter poi essere riutilizzata per rifare ancora imballaggi in plastica utilizzabili nel settore alimentare, perché esiste ovviamente il riciclo della plastica, ma non poteva essere riutilizzato nel settore alimentare. Con questa azienda siamo arrivati ad un livello già di produzione, abbiamo già sperimentato in alcuni casi la fornitura di questi imballaggi sostitutivi della cassetta in polistirolo. E, tra l'altro, la cassetta in polistirolo ha anche un problema, che è un problema di, per esempio, di ingombro, perché non è ovviamente infilabile e non è assemblabile al momento. Questo imballaggio che è stato progettato e brevettato da questa azienda si presenta come un foglio prestampato, preinciso, che con una manualità che porta non più di 15 secondi, si riesce a costruire con delle manovre veloci manualmente l'imballaggio, che significa che se io vi stivo in un'imbarcazione nel peschereccio, nello spazio di un metro cubo posso stippare quasi un migliaio di cassette, perché sono dei fogli, e quindi anche con un beneficio per i pescherecci che non si trovano a dover girare con imbarcazione ad avere una stanza completamente occupata dall'imballaggio in polistirolo. E ovviamente, essendo i fogli, vengono assemblati all'occorrenza, quindi non c'è il rischio, come succede molto spesso, che alcuni volano via anche nei pescherecci, e soprattutto quando ritornano alla base, al mercato, laddove possono essere ovviamente frantumati e riportati in origine, e quindi essere poi riutilizzati per una corretta economia circolare. Posso dare un minuto? Sì, finisco con l'ultima cosa. Esistono poi anche, si stanno con alcune catene di GDO si sta sperimentando e fornendo l'imballaggio anche interamente compostabile, quindi per possibilità anche di ulteriormente migliorare la performance nell'ambito del settore imballaggi, che sono quelli più incriminati. Ci tenevo a sottolineare anche questo, perché è un campo su cui stiamo lavorando ancora, stiamo facendo ricerca per migliorare ovviamente le condizioni e performance in questo settore. Grazie. Benissimo, grazie dottor Barbin. Diamo la parola a Filippo Ugolini. Non eccoci. Vedo. Eccoci bene. Eccoci. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Vado subito a condividere lo schermo. Intanto mi presento. Sono Filippo Ugolini e sono per conto del gruppo Garbage, il Circular Manager.
quindi colui che sta in questa, diciamo così, fase particolare anche dell'economia, andando a portare un'innovazione in termini di, diciamo così, di novità e di, se vogliamo, anche di novità dentro a un percorso appunto di gestione ordinaria dei rifiuti all'interno del porto. Il gruppo Garbage è concessionario del porto di Ancona per la, tutto ciò che riguarda la gestione dei rifiuti e della pulizia dello specchio acqueo. Vedete lo schermo? Sì, sì. Ok, perfetto. Quello che oggi vado a presentare è un progetto sul quale, ahimè, abbiamo avuto poco tempo per lavorarci, quindi circa un mese, perché è un progetto che è stato approvato, che abbiamo presentato sul bando della Regione Marche riguardante l'economia circolare e che quindi tra l'approvazione e l'inizio della fase esecutiva, diciamo così, abbiamo avuto solamente un periodo di un mese. Però all'interno, diciamo così, di questo mese abbiamo già riscontrato alcuni elementi, alcuni fattori che vi andrò a ovviamente a descrivere e a cercare anche di integrare. Ecco, il titolo del progetto riguarda la valorizzazione materica delle plastiche recuperate in mare dai pescatori. Quindi qui, diciamo così, esuliamo da tutto il concetto delle microplastiche, ma andiamo invece a provare a dare un senso a materico, quindi nel rispetto di quello che è anche la piramide gerarchica dei rifiuti dell'Unione Europea, a quelle che sono le plastiche pescate in mare. Ecco, il progetto è stato finanziato dalla Regione Marche a seguito quindi di una delibera dirigenziale e si pone come obiettivo quello di andare a portare a livello industriale il granulo prodotto dalle plastiche recuperate in mare dei pescatori di Ancona. Noi lo abbiamo considerato la normale consecutio di un precedente progetto dove il gruppo Garbage è stato partecipe e protagonista, che è il Clean Sea Life, che è un progetto che ha avuto una risonanza mediatica abbastanza importante, tant'è che addirittura il Papa Francesco ci ha ricevuto come delegazione in udienza, perché ha ritenuto questo progetto di sottrarre rifiuti, perché poi il Clean Sea Life non era settorializzato al prodotto plastico, ma di sottrarre una quota importante di rifiuti dal mare, dal punto di vista ambientale e sociale, sicuramente ha dato un valore aggiunto ad una filiera come quella dei pescatori, che oggi la vede coinvolta in una fase normativa ancora di transito, che è il decreto salvamare, che non è ancora diventato legge, ma che comunque prevederà un'attribuzione importante della loro attività per il recupero dei rifiuti in mare, e sicuramente la plastica farà un po' anche da padrone. Ora, quindi, la normale consecutio perché? Perché una volta portati questi rifiuti a terra, ci siamo posti come problema la questione di valorizzarli in primis come appunto valore materico. In questo momento noi siamo dentro ad alcune progettualità sia come, diciamo così, fornitori sia come partner che riguardano anche la trasformazione in energia di questi prodotti rifiuti al mare, però ribadisco, riteniamo che la priorità debba essere provare a dare un senso industriale di prodotto a quello che appunto risulta essere la plastica pescata in mare. Quindi ecco, viene ribadito il concetto ovviamente del rispetto della piramide gerarchica. Chi è, diciamo così, la filiera da chi è composta? Da Garbage Service, che è appunto il concessionario dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale, che racchiude i porti di Ancona, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Pescara e Ortona, per la gestione dei rifiuti e pulizia da specchio acqueo. Poi c'è un'azienda che è il Centro Ecologico Ambientale, che si occuperà di tutta la questione di trasformazione in MPS di questi rifiuti pescati, perché ovviamente una volta preso e raccolto la necessità di trasformarlo in materia prima e seconda. Chiude la filiera un'azienda di produzione di stampaggio plastico, ovviamente anche questa la condizione sine qua non di questa
di questa filiera per la produzione del progetto era che le aziende fossero marchigiane, quindi la filiera che noi abbiamo individuato ovviamente addirittura rientra tutto nella provincia di Ancona. In questo momento abbiamo avuto, anche sulla base di questo, di questa pubblicità del progetto, contatti con tante aziende che ovviamente non sono marchigiane, ma che sono interessanti, interessate a poter sperimentare questo granulo trasformato e recuperato dalla plastica marina all'interno dei loro prodotti. Come dicevo, la fase operativa è stata avviata il 26 ottobre e tutto questo sta riguardando un nucleo sperimentale di cinque pescherecci. Questo per un discorso anche di ovviamente condivisione immediata dei dati, per un discorso di tracciabilità più rilevante, per un discorso anche di gestione ordinaria e tecnica più spedita. Sono cinque pescherecci che operano con diverse modalità e su tratti di mare diversi, quindi abbiamo chi fa pesca strascico e chi no, chi opera su un tratto di mare più vicino alla costa, chi opera invece in un tratto di mare più lontano, e in questo momento quello che noi diciamo così, quel paio di centinaia di chili che abbiamo raccolto riguarda prevalentemente essere il PET, quindi bottiglie abbandonate in mare. Poi abbiamo una percentuale intorno al 20% che riguarda teli e film, una percentuale di varie che riguarda per esempio per esempio cassette di polistirolo o altri prodotti in polipropilene, per esempio, in ultimo le reti ovviamente da consumo che in maniera accidentale purtroppo vengono recuperate, che fanno parte della stessa attività riguardanti i pescatori. Queste ovviamente sono alcune di queste foto, sono alcune foto di quella che è la plastica che è stata recuperata direttamente dai pescatori, che depositano settimanalmente all'interno di cassoni prestabiliti queste plastiche recuperate. E all'interno di questo progetto io ovviamente diciamo così vado anche a fare alcune considerazioni. Innanzitutto la prima, questo processo opera in deroga rispetto alle normative, dicevamo prima del decreto salvamare che investirà i pescatori di importanti responsabilità, ma che in questo momento ancora non è diciamo così, non è un quadro normativo fermo, deliberato e quindi non è ancora, non può esercitare gli effetti di legge. Quindi la Regione Marche, come già accaduto per il progetto Green Sea Life, ovviamente intorno a un tavolo, un protocollo fatto con l'autorità portuale, capitaneria, comuni e multi-utility, va a disciplinare un processo di deroga appunto per arrivare ad avere una definizione di risultati che rientrano nella ricerca e nella progettualità presentata alla Regione Marche. Altra considerazione importante che prima vi ho un attimo svelato è che la Regione Marche ha vincolato l'attribuzione come da bando alla sperimentazione del granulo su un prodotto già presente sul mercato. Questo ovviamente fa parte dei vincoli dell'assegnazione anche del contributo, però come ribadisco non ci stiamo chiudendo, anzi stiamo valutando l'opportunità di poter sperimentare questo, di poter portare a livello industriale non solo per il prodotto previsto, che è un prodotto che riguarda l'edilizia, che riguarda le pavimentazioni, ma consideriamo dal punto di vista tecnico fattibile anche il processo che porterà all'utilizzo in altri processi produttivi. Faccio alcune considerazioni innanzitutto finali, così cerco anche di riassumere al massimo. La prima, quindi considerazione ulteriore, la prima è che trasformare il rifiuto in materia prima seconda non è cosa facile. Noi ovviamente abbiamo degli standard anche rifacenti riguardanti le norme UNI e ISO, e la, diciamo così, il primo aspetto, il primo step riguarda la natura merceologica, no? Quindi sostanzialmente noi consideriamo alcune tipologie di plastica non propriamente recuperabili dal punto di vista materico. La seconda considerazione ultima che faccio riguarda soprattutto la presenza di metalli, ossia
questo percorso, che tra le altre cose non ho, diciamo così, prima menzionato, è supervisionato sia dalla Politecnica delle Marche, che sono partner scientifici del progetto, sia dal CNR di Ancona, che ha diciamo così, il distaccamento riguardante appunto il mondo pesca. Quindi loro ci chiedono soprattutto di verificare, come fase anche tecnica di avvio al recupero, la presenza di metalli, e in questo momento quello che noi stiamo andando a verificare, purtroppo ancora ad oggi io mi auguro di poter quanto prima darvi anche delle analisi di laboratorio. Quello che noi in questo momento stiamo verificando e che stiamo portando in valutazione è quella della presenza del piombo, del bromo, dell'ammine e dei cloruri, che sono, diciamo così, i fattori contaminanti che possono creare problemi nella, ovviamente, loro importante presenza, o che invece nella loro limitata o assente presenza possono invece facilitare il processo. Chiudo, perché sul mondo pesca, prima sentivo chi mi ha preceduto, il direttore dell'associazione di Chioggia. Il mondo pesca è un mondo anche da noi attenzionato dal punto di vista della rivoluzione delle cassette di polistirolo. Noi stiamo sperimentando con alcune aziende di produzione anche una cassetta che ha una tracciabilità di sistema e che abbia un dispositivo e una fattezza tecnica che permette di mantenere la qualità e la temperatura del pesce, cose che in questo momento il polistirolo associato ad una mera e scarna velina non riesce a fare. Quindi lavoriamo per aumentare sia la qualità ambientale, ma sia anche la qualità del prodotto del mercato ittico. In questo momento parliamo di Ancona e San Benedetto, ma ovviamente lavoriamo con chi è in grado di poter approcciare questa materia e perché no anche di scambiarci informazioni e best practice, in modo da poter creare un valore aggiunto a tutta la comunità. Chiudo e ringrazio di questa opportunità. Grazie Filippo, ci sarà modo di rimanere in contatto e di continuare a scambiarsi migliori pratiche e approcci nella gestione delle politiche del mare. Passo la parola a Enrico Pusceddu, Polo Tecnologico di Pordenone, che presenta il progetto Retracking, un nuovo modello di recupero e tracciabilità per i manufatti in composito fibro rinforzati. Prego. Grazie Diego, vi chiedo se mi sentite. Sì. Ok, allora adesso condivido lo schermo. Ok, vedete? Vedete lo schermo? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Io sono Enrico Pusceddu, Project Manager del Polo Tecnologico di Pordenone. Vi parlo del progetto Retracking, che è un progetto finanziato nel programma Interreg Italia-Slovenia, che ha avuto il suo avvio nel 2017 e si è concluso qualche mese fa. E aveva come obiettivo quello di testare e validare una metodologia di riciclo e un modello, più in generale un modello di economia circolare per i compositi fibro rinforzati, in parole povere la vetroresina. I partner del progetto sono stati appunto il Polo Tecnologico di Pordenone, Gis Recycling, un'azienda del Pordenonese che ha portato all'interno del progetto una metodologia brevettata di riciclo della vetroresina, di cui avrò modo di parlare più avanti, un centro di ricerca sui materiali di Lubiana, ZAG, Infor Data Sistemi, che è un'azienda ICT che ha studiato il sistema di tracciabilità e la piattaforma informatica che consente appunto di tracciare i prodotti, i nuovi prodotti realizzati con materie prime secondarie, e la Camera di Commercio di
della Slovenia, che insieme al Polo Tecnologico si è occupata di rintracciare e coinvolgere aziende produttrici di scarti in vetroresina nell'area di programma e quindi coinvolgerle poi nella fase di trasferimento dei risultati. Qual è il problema che il progetto si è proposto di affrontare? Quello relativo alla presenza del rifiuto in compositi fibro rinforzati o più in particolare compositi polimerici rinforzati con fibre di vetro, quindi un materiale assolutamente diffuso nel mercato da vari decenni. È particolarmente adottato per le sue caratteristiche di elevata prestazione, resistenza, resistenza al fuoco, ma anche durabilità. Insomma, tutte caratteristiche che insieme anche ai bassi costi di produzione e alla facilità anche di reperimento ne hanno consentito un largo utilizzo per diversi settori produttivi, come l'edilizia, l'automotive, l'impiantistica chimica, ma soprattutto, ed è per questo che presentiamo il progetto oggi, nel settore della nautica da diporto. Quindi è stato un materiale, quello dei compositi, grandemente utilizzato nella realizzazione di imbarcazioni, quindi degli scafi soprattutto, ma di tutta la componentistica delle imbarcazioni che prima venivano costruite in legno, in metallo, e che, diciamo, qual è stato il problema? Quello di concepire la produzione di questi prodotti attraverso un modello economico lineare, quindi senza prevedere che un giorno questi prodotti sarebbero dovuti essere conferiti o comunque smaltiti in qualche modo. Un problema che non è stato affrontato all'inizio per una modalità, un sistema appunto come viene definito lineare di concepire il prodotto, ma soprattutto perché questi tipi di prodotti in vetroresina, avendo un lungo ciclo di vita, ponevano un problema più in là nel tempo, e quindi è un qualcosa che non è stato affrontato. Questo invece pone dei problemi oggi, perché ci ritroviamo ad avere grandi quantità di rifiuti ormai in questo tipo di materiale. Ci sono tonnellate di rifiuti in compositi fibro rinforzati in Europa che non hanno delle efficaci soluzioni di riciclo, quindi la soluzione che è al momento più efficace per questo tipo di prodotti è lo smaltimento in discarica, senza che ci siano delle efficaci appunto soluzioni per riciclare questi tipi di rifiuti. Lo smaltimento, tra l'altro, di questi rifiuti è particolarmente costoso, quindi ciò ha comportato il fatto che spesso, ad esempio, le imbarcazioni in vetroresina siano state abbandonate nel contesto ambientale, quindi affondate più tradizionalmente, come è possibile purtroppo riscontrare. Quindi che cosa si propone, che cosa si è proposto di fare il progetto? Quello di sostenere la transizione a un modello economico lineare per la produzione di questi dei prodotti in compositi fibro rinforzati, facendo leva ovviamente su tutti i capisaldi dell'economia circolare, che sono appunto che si fondano fondamentalmente sull'esclusione nel modello produttivo economico del concetto di rifiuto, che appunto nell'economia circolare assolutamente viene escluso e non esiste. Cosa ci siamo proposti di fare nel progetto? Innanzitutto capire dove fossero questi rifiuti, in quanto il codice, l'elenco di codici rifiuto europeo non prevede un codice specifico per i compositi fibro rinforzati. Questo significa che
i rifiuti in questi materiali vengano smaltiti sotto diversi codici e quindi comportando il fatto che sia difficile rintracciare questi rifiuti e avviare delle metodologie di recupero e riciclo. Quindi uno dei primi risultati è stato appunto quello di costituire, creare un manuale per le società di gestione dei rifiuti per riconoscere il rifiuto in composito fibro rinforzato dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e anche visibili e consentire anche di poter ritrovare questo rifiuto nei codici disponibili. Quindi per ciascun codice abbiamo previsto delle tipologie di rifiuto corrispondenti. Quali sono poi quali sono stati i successivi risultati? Abbiamo fondamentalmente dato vita a un modello di gestione per la codifica, marcatura e riciclo dei materiali derivanti appunto dai compositi fibro rinforzati, avente per oggetto il trattamento delle materie prime secondarie e la produzione di prodotti basati su materie prime secondarie. Questo attraverso due risultati fondamentali. Uno è stato un impianto pilota per il riciclo dei rifiuti, che appunto ha fatto leva sulla metodologia brevettata di riciclo, che consiste in una frantumazione meccanica del composito fibro rinforzato che poi viene riaggregato in dei pannelli, quindi dei semi lavorati che vengono dotati di un chip RFID che consente quindi poi ai nuovi prodotti che vengono realizzati con tali pannelli di essere tracciati lungo il ciclo di vita. Questa è appunto un'immagine che ritrae un pannello in composito fibro rinforzato nel quale viene inserito un chip che può essere letto nelle proprie, perché il chip diciamo contiene poi delle informazioni su quando è stato prodotto il nuovo prodotto, su che composizione presenta, tutti elementi che possono essere letti attraverso le informazioni che vi sono contenute. Il secondo risultato è una piattaforma informatica che consente di gestire tutto il processo che va dal conferimento all'impianto pilota dei rifiuti al processo produttivo di produzione dei nuovi pannelli e poi alla fase di a tutto il ciclo di vita del prodotto. Quindi questa piattaforma che cosa fa nello specifico? Abilita un protocollo web per la consegna dei rifiuti all'impianto pilota e attraverso questo protocollo web è possibile ottenere delle informazioni sulla composizione del rifiuto, sulla quantità dei rifiuti prodotti, sui produttori, chi ha conferito cosa. Ed è possibile anche tracciare come ho detto prima, il rifiuto, quindi la materia prima secondaria lungo il processo produttivo. E la piattaforma poi appunto consente di tracciare il nuovo prodotto lungo il suo ciclo di vita, consentendo quindi di ottenere delle informazioni su come il prodotto si comporta e come può essere gestito lungo il ciclo di vita. Tutte informazioni che possono essere utili per una nuova per un nuovo riciclo a fine vita. Questa è un'immagine appunto dalla piattaforma che è stata sviluppata e sostanzialmente la tracciabilità che è stata possibile implementare nel progetto apre anche a delle nuove prospettive gestione in ottica circolare dei nuovi prodotti.
perché le informazioni che sono contenute appunto nei chip consentono non solo di abilitare la logistica inversa, quindi di consentire la raccolta e il riciclo a fine vita, ma anche di allungare il ciclo di vita del prodotto, in quanto le informazioni e la tracciabilità del prodotto consentono di attivare delle azioni di, ad esempio, manutenzione, di controllo, di manutenzione predittiva, ad esempio, dei nuovi prodotti, in grado di allungare il ciclo di vita in ottica quindi di estensione della vita utile del prodotto stesso. Io ho concluso. Grazie dell'intervento. Ci sono delle domande, ci teniamo 5-10 minuti. C'è già una domanda per Garbage da parte di Tommaso Fortibuoni. La leggo. A Garbage Group chiedo come hanno risolto la questione dell'end of waste per poter utilizzare i rifiuti pescati come materia prima seconda. C'è ancora... Eccoci, sì. Mi sentite? Sì. Allora, come dicevo, come stavo dicendo, noi stiamo in questo momento in una fase iniziale della raccolta, del processo. Abbiamo avviato un mero recupero dal mare. La valorizzazione dal punto di vista, o meglio, la trasformazione da rifiuto a end of waste è un processo che è a carico del centro assistenza ecologica e che all'interno del progetto sta andando a operare in questa modalità, cioè quello che ha, sulla base delle certificazioni, sulla base della loro esperienza di consulenti ambientali, di laboratori accreditati a Credia, hanno hanno delle procedure di trasformazione attraverso quindi dei processi sia fisici sia di valutazione chimica, come dicevo prima, per i quali la presenza di alcune materie, ovviamente di alcune percentuali di valori, come ripeto, potrebbero essere il piombo, il bromo, piuttosto che l'ammine e i cloruri, risultano appunto inficiare questo processo. Quindi ad oggi quello che stiamo facendo è un processo appunto sperimentale, sulla base del quale poi andremo a ricavare delle percentuali di materia prima seconda, però del tutto valutabili, quindi su quello che noi poi al termine del programma previsto, quindi 24 mesi, quello che riusciremo a trasformare in MPS con le modalità e con i tempi è tutto da vedere, da stabilire. Il punto di vantaggio in questo senso è che non abbiamo obblighi qualitativi e quantitativi per la riuscita del processo, proprio perché si tratta di un processo di sperimentazione. Quindi io ribadisco, man mano andremo avanti, man mano saremo più avanti col progetto, e quindi anche il processo di trasformazione da rifiuto a MPS sarà più evidenziato e più reso noto. Benissimo, ci sono altre domande, altre richieste ai relatori? No? Allora io vi ringrazio per la partecipazione. E il progetto Comap si tiene in contatto con i relatori e i loro territori. Per chi fosse interessato, continuate a seguirci su Silogy. Domani abbiamo un'altra terna di eventi, che sono il primo la mattina dalle 11 alle 13, processi di concertazione dal basso per lo sviluppo locale, il secondo dalle 14 alle 16 impronta idrica, consapevolezza nella gestione dell'acqua e del suo consumo, e l'ultimo dalle 16 alle 18 gestione delle acque in aree portuali, marine e acque di balneazione. Vi ringrazio e ci teniamo in contatto. Arrivederci.